Faremo un piatto fusion di ravioli orientali all'italiana. Pasta wonton la facciamo semplice. Farina 00, 250 grammi, acqua 150 grammi, pizzico di sale che andiamo già a sciogliere nell'acqua tiepidina. Se volete potete tagliarla e fate 100 farina di riso, 150 00. Lo stemperiamo bene. Andiamo a versarla un po' alla volta, ci creiamo un mini incavo. Andiamo a ribaltare sul piano da lavoro. Lavoriamo l'impasto. Capiamo quando possiamo anche smettere di impastare, quando il risultato è bello liscio ed omogeneo, abbiamo una palla setosa in superficie. La mettiamo coperta con pellicola all'interno di una ciotola da riposare, intanto ripieno. Noi dovremmo variare un pochettino e io ho pensato, visto che c'è il maiale, ci mettiamo la pancetta, che è un prodotto super italiano. Sostituiamo il macinato di maiale con del macinato di vitello e facciamo una base di soffritto all'italiana. E insaporiremo il tutto con il timo in foglia ubena. Il timo pensava di mettermi in difficoltà, ma non ce la fa, non ce la farà mai, perché io sono un maestro, raga. Scaldiamo la padella bene, e la ingrassiamo con un cucchiaino d'olio. Prendo un po' della mia pancettina, la taglio sottile, facciamo soffriggere la nostra pancettona. Pancetta pronta! Adesso andiamo con le verdure, polla, carota, sedano, come preferite, e le facciamo insaporire bene. Con un pizzico di zucchero, bene, ora possiamo mettere il nostro timo in foglie. Andiamo a sfumare con un po' di aceto balsamico di Modena, che ci richiama dal colore solamente, la salsa di soia. Adesso asciughiamo e poi andiamo in ciotola e finiamo il ripieno. Adesso mettiamo il macinato, se avanza del ripieno non si butta, ci fate due polpettine al sugo, del grana padano grattugiato, voglio l'aggressività dell'aglio, quindi ne vado a grattugiare. Mescoliamo bene, rispettiamo anche quanto ci dice la tradizione orientale, che mette sempre un cucchiaino di amido all'interno del ripieno per fare asciugare eventuali fuoriuscite d'acqua. Pasta riposata, poca farina, andiamo a stendere il nostro impasto, pasta ben stesa, vedete che l'abbiamo allargata parecchio. Andiamo adesso con il nostro coppapasta. Bene raga, andiamo alla farcitura. La cosa importante è essere abbondanti, dare una leggera bagnatina all'impasto, unite i due lembi fronte, poi schiacciate intorno al ripieno, il raviolo è formato. Questi li cuociamo tradizionalmente nel cestello a vapore. Dobbiamo foderare gli strati con della carta forno e la bucherelliamo per permettere al vapore di passare. Chiudiamo il nostro cestello e lasciamo cuocere circa un quarto d'ora. Mentre i ravioli cuociono volevo fare una salsina veloce, la voglio fare un po' italiana, quindi concentrato di pomodoro, un goccettino di acqua, salsa di soia e poi andiamo a dare un tocco aromatico con il nostro timo in foglie ubena. Questa adesso la facciamo scaldare semplicemente una volta legata e pronta.